Edoardo Rixi, vice segretario della Lega Nord. Come sta Rixi? Tra poco ho anche dei sondaggi da farvi vedere, perché noi, Roberto, abbiamo continuato ovviamente a fare sondaggi, li abbiamo fatti anche nelle ultime ore, cioè dopo questo attentato, per vedere poi come si riflette tutto questo sulla nostra storia. Allora Rixi, nel frattempo ha capito, noi l'integrazione non siamo granché capaci di farla e viviamo forse con questo terrorismo di prossimità che è capace di colpire dei simboli. Parigi è strepitoso come simbolo, perché c'è la rivoluzione francese, la madre di tutte le libertà, di tutte le democrazie, almeno nella cultura occidentale, ma poi c'è il simbolo dei simboli, cioè hanno colpito un giornale satirico, hanno colpito la risata, non hanno colpito la speculazione intellettuale, la risata. Beh, hanno colpito la libertà di espressione sostanzialmente, che è la massima espressione di quelle che sono le libertà alla fine dell'Occidente. Parte della cultura islamica condanna assolutamente il fatto di poter deridere una religione. Devo dire che in Italia nessuno si è scandalizzato in questa maniera. Guardi, anzi, in parte anche, diciamo, forse, le religioni cristiane condannano. Sì, però io vorrei prendere ad esempio come esempio quello che è successo prima di Natale. Anche in Città del Vaticano, dove c'è stata questa esibizione anche dell'FMN o altro, no? Sì. Non c'è stato nessuno, neanche un sopracciglio, sì, un sopracciglio come alzato, dire, vabbè, andato. C'è stata una situazione di questo tipo, forse addirittura in maniera eccessiva. Noi abbiamo delle regole, se uno si sente offeso da certe manifestazioni, li denuncia, esistono i tribunali e quindi anche in caso di vilipendio o di vignette eccessive nei confronti di una persona, uno va in tribunale. Questo è il metodo civile occidentale. Allora, aspetti, la fermo un attimo, Rixi, scusi solo un attimo, perché nel frattempo arrivano le notizie sul fronte di questa caccia all'uomo. Charlie.